We decided to tell a simple story, representing for us a straightforward example of leadership and innovation, having as a starting point a reality close to us all, the university. Although activating in a conservative environment like that of a public university, he is an example of commitment and innovative spirit. This is confirmed by the numerous initiatives he led, a testimony of his chameleonic career. A history of professional success acknowledged by prestigious awards and recognitions. The protagonist of our story is the Professor Riccardo Pietrabissa. Professor Riccardo Pietrabissa, after obtaining his PhD within Politecnico, managed to gather the resources needed to open a new laboratory. Meanwhile, the Tremonti Bill is approved, rendering very difficult the collaboration between companies and public research entities. He understood there is a need for something to be done, so he founded NEDVAL. It is a collective network of universities interested in harnessing the process of public research. The NEDVAL initiative introduces an innovative model of community with the aim of restoring the social role of innovation. It follows an interview in which the professor gives his opinion on some critical topics related to leadership and innovation. La gerarchia non ritengo che sia qualcosa di disegnato. La leadership non viene definita da qualcun altro. La vera leadership è la conquista quotidiana che in alcuni casi non fa altro che testimoniare il ruolo che ti è stato dato e in altri è la conquista. Però sempre con questa idea che in fondo l'etichetta che uno ha sulla testa è bene che non la consideri il suo valore è la tua capacità di innovare te stesso. Secondo me il vero leader è quello che è consapevole dei propri limiti, quindi è in grado di valorizzare i valori che lui non ha e che altri hanno, no? Di essere chi valorizza. E ho sempre molto apprezzato quelli che davano valore a quello che facevo io. Dal momento che erano loro capaci di darmi qualcosa, erano evidentemente loro il leader. Chi ti porta via qualcosa non è il tuo capo. Quindi devi per forza conoscere i tuoi limiti. La riconoscibilità del ruolo altrui è veramente uno dei punti chiave per la condivisione della leadership. I conflitti sul lavoro dipendono dalla volontà che le persone hanno di affermazione di propri interessi o degli interessi di una parte contro un'altra parte. Io credo che questo sia molto comune, ma sbagliato se si riesce a condividere un obiettivo della discussione. Se l'obiettivo della discussione è come si procede nello sviluppo di un progetto, l'interesse deve essere il progetto. Io sono per cercare di smorzare. Ci possono essere delle discussioni su io farei così, tu faresti così. Tu devi discutere con tutti. A un certo punto devi prendere tu la decisione. Non può essere una decisione ignorando quali sono le parti, ma non può essere neanche una decisione che tiene conto di tutte queste robe, perché alla fine non decidi mai nulla. E anche se la mia decisione non è condivisa, si sappia perché l'ho presa. Tu rimani della tua idea, rimango della mia, ma non ho annullato il tuo ruolo. Quando mi parlate di innovazione non è chiaro di cosa stiamo parlando, perché ognuno dà una sua interpretazione. Io ne ho una a cui sono particolarmente affezionato, che non vi dirò, ma secondo me innovazione vuol dire capacità continua di riconsiderare i presupposti di ciò che si sta facendo. Il naturale progresso non è innovativo, l'innaturale progresso è innovativo. In quanto tale non è pianificabile, però esistono degli strumenti o degli approcci all'innovazione. Non è facile, perché siamo un po' naturalmente conservatori per motivi di protezione, di difesa, però rimettersi in gioco. L'innovazione, guardate, si sa sempre dopo, e quindi devi solamente creare le condizioni e i presupposti perché sia innovabile. E invece noi costruiamo sempre sopra ciò che già c'è. La mia sensazione è che non mi accontento, ma non è che non mi accontento del ruolo. Non mi accontento perché mi stufo, ho cambiato 4 dipartimenti al Politecnico. Questa roba non piace molto perché non sei facilmente codificabile. Ma io sono Riccardo Pietrabissa, cioè il fatto di essere un ingegnere meccanico piuttosto che un bioingegnere o un professore lo ritengo abbastanza marginale nella mia vita. Quelli che si chiamano gli skills non sono cose che impari a scuola, sono cose che hai e che perfezioni con la tua esperienza, eccetera. È chiaro che l'università ti dà una serie di strumenti straordinari per migliorare i tuoi skills. Lo studio non è un'abilitazione professionale, è un allenamento, se vuoi, personale, intellettuale, nei confronti di problemi di una certa complessità. Un giovane dovrebbe scegliere con un solo criterio, individuare le cose che gli piacerebbe fare e scegliere quella più difficile, perché bisogna cominciare a mettersi alla prova. Io sono veramente convinto che chiunque possa ambire a fare qualunque cosa. Il nostro limite siamo noi. Voglio fare una cosa, la faccio, mi impegno per farla. E devi fare testimonianza di questo. Fate quello che vi piace. Contribuite.